Grazie Presidente, Sottosegretario, colleghe e colleghi. Lo abbiamo già ricordato con forza, la parità di genere è un punto chiave nella costruzione della democrazia sulla quale la Repubblica ha scelto di svolgere il proprio percorso storico. Ma mi permetta di ricordare a tutte e a tutti noi che la parità di genere non può semplicemente essere ricondotta ad uno dei principi costituzionali. Mi permetterei piuttosto di ascriverla ad un pezzo dell'anima costituente della Costituzione. E lo è in virtù del fatto che non può esserci una democrazia realmente compiuta senza una piena attuazione di una eguaglianza e di una libertà di fatto tra le donne e gli uomini nel nostro Paese. E quando penso a quanto è stato scritto nella nostra Costituzione, penso a quel coraggio di quelle 21 donne in quest'Aula, in un vociare, lasciatemelo dire, di 535 voci maschili, solo 21 voci femminili, che hanno avuto il coraggio di porre nelle parole e nel dibattito di quell'assemblea costituente un sogno di un mondo che loro stesse non avevano mai sperimentato, non avevano sperimentato cosa significasse la libertà, non avevano sperimentato cosa significasse l'eguaglianza, non avevano incontrato il riconoscimento delle loro mani operose per costruire e ricostruire l'Italia dagli sfacelli del fascismo, della guerra, del nazifascismo e della ricostruzione che a quel punto tutti insieme avevano deciso di perseguire. E quel cammino che è iniziato oggi impegna non solo le nostre coscienze, ma la nostra azione di responsabilità ad andare avanti, continuare, insistere a compiere quel fatto storico che ancora oggi non è compiuto. E non lo dicono solo i numeri. Lo dicono le vite delle donne e anche degli uomini che nel nostro Paese in questi anni hanno costruito la grandezza e la bellezza anche della nostra Repubblica con tante, molte conquiste. Lo ha ricordato recentemente il Presidente Draghi in un bellissimo intervento che ha fatto in un'occasione pubblica, subito dopo aver presentato il rapporto sulla competitività europea. Dice: i governi hanno fatto tanto, ma bisogna continuare e insistere. Ecco, in quel continuare e insistere credo ci sia la chiave anche del nostro dibattito, anche delle posizioni diverse sulle quali tra un poco tornerò. Ho qui sul banco, Presidente, non lo alzo per rispetto del regolamento, ma ho qui sul banco un libro molto bello, significativo, promosso dalla Fondazione Nilde Iotti, una delle madri della nostra Repubblica. Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia. Ecco, colleghe e colleghi, in questo libro ci sono leggi che hanno firmatarie, protagoniste, donne di centrodestra, donne di centro, donne di centrosinistra e segnano un cammino di continuità e di insistenza, appunto, nel perseguire l'obiettivo. E allora su questo arrivo invece a prendere nettamente le distanze, lasciatemelo dire, dallo spirito che ancora una volta oggi vediamo da parte della maggioranza che contraddice la memoria del lavoro fatto da queste donne, donne che appartengono alla tradizione di tutte noi, perché quando io nomino Nilde Iotti o Tina Anselmi in quest'Aula credo che tutti noi ci possiamo riconoscere e venivano da due parti opposte del panorama politico. Ecco, io trovo che la rivendicazione di questi, diciamo in qualche modo, azioni, le ha detto Sottosegretario, io vorrei continuare l'azione del governo. Ci mancherebbe altro, il governo sta portando avanti le misure che noi al governo abbiamo introdotto, certo che bisogna continuare. Sono d'accordo con lei. Su questo sono propriamente d'accordo con lei. La questione di fondo è che in questo momento a noi non sta rivendicare quello che è il pezzettino sul quale ciascuno di noi mette la bandierina, ma cercare di capire se quello che tutti insieme stiamo mettendo in campo migliora o no il Paese. Allora qui, guardate, vado sui numeri. Dicembre 2017, tasso di occupazione femminile 49,1. Dicembre 2018, 49,8. Dicembre 2019, 50,1. Dicembre 2020, 47,8, dopo un crollo, lo ricordiamo, a giugno del 2020 a 47,3. Il dramma della pandemia, pagata dall'occupazione femminile. Quindi una crescita,
il crollo della pandemia e poi, guardate un po', dicembre 2020 50,7, ottobre 2022, fine del governo Draghi, 51,7, dicembre 2022 51,8, dicembre 2023 53, adesso siamo circa al 53,6. Cosa dicono questi numeri? Beh, io potrei dire, guardi, dicono che nel governo Draghi abbiamo guadagnato 4 punti sull'occupazione femminile. E chiuderla lì e dire che è dal dicembre 2021 che abbiamo raggiunto il massimo tasso di occupazione femminile e poi andare avanti. Allora, lo dico alle colleghe della maggioranza, quando c'è un percorso di crescita, il tema non è che ogni mese noi festeggiamo perché abbiamo raggiunto il massimo rispetto al mese prima, il tema è quanto questo cammino sta incidendo e continuando, perché? Perché c'è una continuità su alcune misure strutturali, quali quelle sulla decontribuzione dell'assunzione delle donne, che è stata introdotta nel 2020 e che fortunatamente il governo Meloni ha portato avanti, dopo che era stata portata avanti anche dai governi precedenti, tranne un'interruzione, non si capisce perché, meno male, rivista su una conversione che avevate tolto, ve lo ricordo, nella legge di bilancio precedente, poi l'avete reintrodotta fortunatamente perché vi eravate accorti che era stato un errore toglierla. Allora, questo elemento dell'aumento del dato di occupazione femminile non è quanto è previsto dal PNRR, che prevedeva uno slancio maggiore, ma ahimè siamo in ritardo sull'attuazione. Cosa ci dice? Ci dice che quando voi nella vostra premessa dite certificazione per la parità di genere, decontribuzione, bonus asilo nido, STEM, fondo impresa donna, reddito di libertà, microcredito di libertà, codice rosso, legge 168/2023, state esattamente riconoscendo che c'è un cammino di paese che è iniziato prima di voi e che voi avete avuto la responsabilità di continuare, di rafforzare, di insistere e continuare, per usare di nuovo le parole del Presidente Draghi. Questa è un'azione trasformativa della politica, non la rivendicazione di bandierine dietro le quali poi nascondiamo la nostra coscienza invece di dire che dobbiamo ulteriormente rafforzare le cose. Perché se non volete attuare la legge 32/2022, il Family Act, ci dovete dire in che modo alternativo mettete in campo delle misure strutturali, rivoluzionarie per modificare lo stato della condizione femminile nel mondo del lavoro. E io su questo voglio essere provocatoria, ma in modo costruttivo. Il taglio del cuneo fiscale più le aliquote IRPEF quota circa 14 miliardi, bene, lo dico con forza anche alle colleghe e ai colleghi della maggioranza, ma siamo sicuri che andando avanti con politiche che fanno parti uguali tra disuguali, romperemo quella discriminazione che ancora di fatto oggi colpisce le donne? Abbiamo il coraggio di dire che quel taglio del cuneo fiscale, quella riduzione dell'IRPEF deve avere un vantaggio per le donne nel mondo del lavoro, perché finché noi aumentiamo i congedi parentali all'80%, ma contemporaneamente non riduciamo il costo del lavoro femminile, che è ancora più alto di quello maschile, noi continueremo a trascinare una differenza tra le donne e gli uomini, che è esattamente la negazione dell'anima della nostra Costituzione. Allora, colleghe e colleghi, se a questo proposito insieme vogliamo lavorare, noi ci siamo. Ci siamo per un fatto molto semplice, perché abbiamo, come dire, messo del nostro in questo percorso, ma non di rivendicazione di nomi, ma perché abbiamo tutti quanti in qualche modo riconosciuto nell'obbligo e nel dovere di compiere quel dettato costituzionale l'unica ragione che valga la pena nel nostro impegno del fare politica. Se continuerete invece ad arroccarvi in questo senso di inerzia, sapete cosa accadrà? Che l'attrito della storia, che è un attrito che ancora esiste, purtroppo non solo bloccherà questo percorso di crescita, ma farà fare al nostro Paese dei passi indietro. Fermatevi finché siete in tempo e iniziamo nuovamente insieme a far camminare l'Italia nella giusta direzione, che è quella di una piena e fattiva uguaglianza tra le donne e gli uomini. Grazie.